troppe aggressioni ci sono state in oltre mezzo secolo, per cui non possiamo continuare a incontrarci per dire che tutto non hanno combinato in questi decenni. Direi che meritano due paroline gli eventi più recenti, ma ce ne sono veramente a pioggia, nel senso che mentre ci distraiamo sul fronte di una battaglia, ci voltiamo e ci sono altre 30-40 aggressioni, per cui quasi non è più possibile dare una risposta popolare efficace a tutto quello che sta avvenendo. Adesso è stato fatto un cenno alle trivellazioni, che ormai non si fanno più da nessuna parte, in Sardegna si fanno. C'è anche questa storia del Qatar, che su cui si tace molto e che è abbastanza inquietante, che adesso il Qatar che si sta prendendo i trasporti, si sta prendendo la sanità, si sta prendendo l'energia, no? E quindi è andato a raccontare una grossissima frottola, perché noi vorremmo saperne di più, e cioè che la Sardegna galleggerebbe in una bolla di gas metano che dovrebbe rendere autonoma la Sardegna, arricchire il mondo, parlano di autonomia per 300 anni eccetera, e ci deve far preoccupare molto, perché come minimo noi sardi vorremmo sapere queste ricerche in quale occasione sono state fatte dal Qatar in Sardegna, con quali autorizzazioni, quindi un minimo di chiarezza sarebbe dovuto. Invece questa storia perché è inquietante? È inquietante che va al di là di tutte le volontà poi politiche locali e anche della regione autonoma, nel senso che si dice, l'ha detto il Qatar. E allora chi fa i conti col Qatar? Fa direttamente il governo Renzi, quindi qui in Sardegna c'è una violazione di tutti i diritti, nel senso che a noi non è neanche dovuto porci il problema il perché del Qatar stia facendo questa operazione. Siccome lo presenta il Qatar, è un'autorizzazione che deve passare d'ufficio per trivellare tutto, perché dopo che ci hanno scombussolato l'aria, la terra, adesso devono scombussolarci il sottosuolo, e c'è questo splendido alibi che galleggiamo in tanta ricchezza. Il messaggio che passa è: se voi sardi volete diventare ricchi come noi del Qatar, dovete starvene buoni. Questa è una sorta di mezzo attraverso il quale vogliono far passare le trivellazioni senza troppe polemiche. Ma guardate, non se ne può più, il problema è che in Sardegna si remi contro quella che è la normativa europea, che si violino tutti i principi normali e naturali, anche di difesa della salute, dei luoghi e così via. Cioè qui in Sardegna tutto è possibile. Mentre l'Europa si è già espressa ripetutamente sul fatto che non finanzierà alcun tipo di impianto di incenerimento, l'ha detto a chiare lettere, in Sardegna invece si continua a incenerire. Si continua a incenerire creando poi chiaramente, non solo ampliando e potenziando gli inceneritori esistenti, ma creando ulteriori discariche. E allora noi ci chiediamo, ma come? Questi italiani ci hanno raccontato che noi siamo anche i più virtuosi, perché faremo una differenziata comunque seria. E quindi secondo questa logica i nostri inceneritori esistenti dovremmo andare a dismetterli. Revai Impegno di Tossino dovrebbe partire ad ogni caso, ad ogni costo, perché pare che ci siano delle forti pressioni all'interno della giunta, quindi con interessi con tutta probabilità di singoli assessori, possiamo dirlo, singoli assessori, che pressano perché Tossino venga potenziato, quindi un revamping che non è revamping per chi conosce l'inglese, ma è ampliamento. L'Europa ha detto no, la Sardegna risponde, la Sardegna, cioè la politica che governa, dice invece questo bisogna farlo. A Macchiareddu di fatto sono già operativi. Due sere fa c'è stata la seconda assemblea sulla discarica del CACIP, una grossa discarica.
proposta in prossimità di una casa, la casa circondariale di Utta, come se quelli fossero rifiuti umani. Quindi mettiamo anche gli altri rifiuti in prossimità dei rifiuti umani. Un'ora è a un chilometro, a meno di 2 chilometri che propongono questa discarica. E a 2 chilometri c'è una comunità terapeutica di Padre Moritto e poi un po' più a distanza ci sono centri urbani. C'è stata però lì una grossa risposta popolare a Utta, c'è stata una grossissima partecipazione della popolazione 2 giorni fa che ha detto a chiare lettere non si fa. Per cui queste cose noi non solo non le dobbiamo prendere in considerazione, hanno tentato anche di mostrarci una serie di slide per dirci quanto questa discarica è bella, perché ci dicono che sono anche belle, che sono sane, che non disturbano, che producono posti di lavoro e così via. Io ho detto che a priori noi, perché c'erano 2 sindaci, uno fra l'altro al Movimento 5 Stelle, se qui c'è qualcuno del Movimento 5 Stelle è bello anche chiedere un po' di conti su questo, un sindaco del Movimento 5 Stelle e poi uno del sindaco di Utta, loro hanno detto non possiamo dire sempre a priori sì o no sulle discariche. Io invece dico che a priori dobbiamo dire di no, perché l'incenerimento è comunque considerata dagli scienziati a livello internazionale una pratica che è una pratica criminale. Ma è tutto così, però se noi continuiamo come sto facendo io non la finiamo più. Tutti questi progetti vengono prospettati per la Sardegna, poi chiaramente c'è la madre di tutte le nostre morti, che è anche il discorso, non anche, è il problema della possibilità e della minaccia che venga installato in Sardegna il sito unico delle scorie radioattive italiane. Quindi tutto anche quello dovrebbe arrivare qui da noi. Ci stanno prendendo un po' le misure, c'è da dire questo, che il governo italiano sta misurando in questi mesi, offuscando anche, rinviando, senza dirci mai se ci siamo, se non ci siamo e così via, è perché in questo periodo ci stanno prendendo le misure, cioè la capacità reattiva del popolo sardo, quanto pesa, quanto conta. E allora dico che il problema concreto che noi dovremo affrontare realmente, visto che la politica istituzionale ad ogni livello, di ordine e grado, è indirizzata ad andare in armonia con le proposte renziane. Quindi quello che resta all'esterno e che siamo noi e che sono le popolazioni che spesso sanno, altre volte non sanno, quelli che operano fuori dai 2 blocchi italiani, che cosa pensano? Ma cosa pensano in linea di massima lo sappiamo, il problema è che cosa vogliono fare, attraverso quali sistemi impostare una lotta che sia davvero una lotta di riscossa. Quindi quando noi ci guardiamo attorno e vediamo la grande frammentazione a cui continuiamo, cioè continuiamo a lamentarci molto per la frammentazione, facciamoci qualche domanda su questo discorso: perché siamo così frammentati, perché siamo sempre più in sofferenza, e come se avessero insinuato nella nostra realtà sarda il germe che deve creare i conflitti all'interno delle nostre diversità. Per cui adesso non ci organizzano, con Baenzo ne stavamo parlando, che lo Stato non ci organizza neanche più quelle grosse montature per arrestare qualcuno come monito per il popolo sardo che non deve sollevare la testa oltre un certo livello. Adesso no, ci divoriamo dall'interno, ci stanno massacrando, quindi l'appello che io faccio sembrerà molto banale, ma un appello che io faccio è non solo al mondo indipendentista, noi dobbiamo andare oltre il mondo indipendentista, cioè il messaggio deve essere rivolto al popolo sardo su cosa fare, come organizzarci, anche rispetto all'atteggiamento che dovremmo avere per le istituzioni. Noi dobbiamo essere dentro le istituzioni, ma questi sono argomenti molto delicati e molto seri. E comunque io a questo punto mi scuso perché forse sono stata troppo lunga, sto andando anche molto a braccio e a sentimento rispetto alle cose che ho sentito,
lo Stato italiano con gli studi sentieri, perché è lo Stato che ci ricorda che noi siamo pieni di inquinamento, che ci sono delle percentuali di mortalità spaventose, che il discorso dei tumori è l'aspetto più marginale rispetto ai danni enormi che non vengono citati, ce lo ricorda la Chiesa. La Chiesa oggi ci sarebbe dovuta essere, come mai non c'è la Chiesa oggi? Questo però bisogna porla la domanda, qualcosa deve essere successo, ok? Deve succedere qualcosa, perché ognuno il suo, anche la Chiesa si deve assumere le sue responsabilità. Adesso c'è un Papa che fa dichiarazioni, io sono laica, però che una dichiarazione del Papa in difesa dell'ambiente, dico che è un messaggio molto forte che insomma, dovrebbe richiamare all'ordine innanzitutto le chiese locali. Grazie. Certo.